Quindi vediamo che la scena tenta di incominciare. Gli atleti sono prossimi. Non puoi sposare Davidino. E inizia, gli spammer incominciano a spammare. Vediamo subito già un uomo gunner che viene pestato di fuoco. Ho l'impressione che non sarà un match lungo, perché sto pensando che la recovery di Duckhunt si prende proprio il down air di Rob in testa. La lunghezza del move dipende appunto dalla volontà di giocare o no da parte del player Duckhunt. E anche dalla capacità di gimpare di parte di Rob. Vedremo subito come queste fuoco e fiamme si traducano in... Wow, bella combo. Intanto lo Sup è in vantaggio. Sì, è in vantaggio. È riuscito a piazzare i suoi bellissimi 6B. E non si è trovato off stage pericolosamente. Un Nair che forse prende il sweet spot, per questo non comba. Lo stage control da parte di un personaggio brutto come Duckhunt, che bellissimo, è pazzissimo. Mamma mia, il 6B che copre 40 opzioni diverse. È stato lui. Io vi odio tutte e due. No, pure col maiuscolo no. Siamo professionali. Ah, ok, l'ho rotto. Quindi vediamo i Nair di stage control da parte di Forza. Perché Super l'ha lasciato minuscolo, pagliacci? Ma che cosa è successo? Quindi in qualche modo è morto, ma noi non abbiamo potuto vedere niente grazie perché a Dio. Ci hanno tittato per forze truzze. Che pure sono tittato. Quindi vediamo che ho perso da due eroi. Che Sup colpisce con il gunman il gyro, che va in una direzione e colpisce il cane, quindi si autocolpisce col gyro. Cosa? Quello che sparava ha colpito il gyro, che è andato verso Duckhunt, è stato colpito dal gyro. Quindi cose assurde. Non ti ascolto. Ma come è morto? È il suicidio da parte di... Peccato. Mi è sembrato un suicidio da parte di Forze, cioè, però trova da un trapper. Ma Sup impara a fare la DI. Impossibile fare la DI contro la player di Rob. Si colpisce. Colparato. Forse per mix appare al recovery, ma anche troppo per se stesso. Non voleva teccare. Forse la percentuale era troppo alta. Mangia il salto. Comunque il devo essere onesto, se la sta portando bene. No, direi, sono la stock. Cioè non pensavo. No, vabbè, Duckhunt può essere abbastanza pesante a giocarci contro. Poi vabbè, per carità, penso che Davide non sia in full potential, però. Però vediamo qua da un throw niente da parte di David. Sup che recupera, non si sa come. Un'altra down throw che porta alla pair, invece no, a tilt a pair. Anche questa volta la DI, non so se non killava comunque. Ai, il barattolo stage, che si trova in down air, come ti dicevo, si trova troppo fuori. Questo inbox che arriva dallo stage alla blast zone direttamente. E ti accompagna dolcemente. Sì, letteralmente dolcemente. Dolcemente besame. Facciamo vedere il nuovo taglio di capelli di Shinon. Shinon, affacciati in webcam. 1-0 per David. Affacciati in webcam. No. Nuovo taglio di capelli per Shinon, aggressivissimo. Vuole diventare tipo Ryu, tipo Sonic. Quindi ancora forze truzze contro Sup. Forze truzze prende il primo game. Quando sarebbe la pausa pranzo? Tra poco, tra qualche massimo 1-2 set penso. No, vabbè, se vuoi ci penso io. Anche se poi la facciamo. No, vabbè, con calma, ovviamente. Sì. Una partita con forza. Secondo match passa Joker. Secondo match. Cioè, comunque con i camperoni è un buon personaggio. Sì, perché spamma da un B e se ne frega. Tra l'altro stage forse non. Già,
Duckhunt a 52 da colpi di Nair in faccia. Stage non ottimale per Duckhunt, nel senso che comunque qua si ritrova, si rischia di prendere il drag down appeso sulla piattaforma in 2 up smash, quindi insomma un po' quasi regalato questo setup. Però forse per lo spam, se Duckhunt al centro stage potrebbe non essere male. Vediamo che Super riesce a recuperare con l'air dodge direzionale, piazza i suoi 51 danni a un Joker quasi in arsene. Ora dash attack e finisce il primo stop. Mamma mia, lo c'è, lo va proprio a cercare. Ultimo attacco, si è, come si chiama, prende il superpotere, un Joker prende arsene. E l'arzene è la medicina più forte al mondo e viene utilizzata qua da arsenico. Joker arsenico. Non è una medicina, in verità è letteralmente un veleno. Si utilizzava nelle terapie canalari dei denti come mummificante per uccidere la polpa. Adesso Madonna, è stato bandito. Dovremmo bandirlo pure noi. Super che prova le combo di Joker su Joker, Joker decide bene di bloccare da un B. Quindi il vantaggio di una stock intera da parte di forze. Che ora scende, cioè, guarda, da accanto è troppo sguardabile, mischino proprio. Edge guarda che si trasforma poi in Edge Trap e in un modo o nell'altro si finisce. Edge Joker è molto forte, Edge guardare. Prendere la stock. Il jab di Duckhunt che spera di prendere questa maledetta stock di Joker. Poi non è che io capisco bene come si possa rispondere a queste pistoline, eh? Le pistole di Joker? Sì, in atterraggio. No, cioè, scappa. Praticamente, sì, esatto. Ha un atterraggio, diciamo, non dico free, però quasi. Qui vediamo che finalmente Sup prende la prima stock al magico forse truzze. Qua lo zoning di side B, che cazzo è? Non lo puoi dire forse truzze, siamo su Smash Bros. Italia. L'Italia è... Comunque. Qua vediamo che Sup recupera un po' di percentuale. Prova a mettere la fiammella, ma qua, con insistenza per il veleno. La percentuale, ma... Il veleno! Sì, vabbè, ora... Smash che fa doppio shield break su scudo. Se B2 è un delirio a terra quando colpita il backhand. Forse se avesse messo un dash attack l'avrebbe. Maria. Mamma mia, che vergogna. E vergognosamente Joker decide di vincere il game rilevantemente dalle persone che giocano e tutto il resto. Il Bayer vince su tutto e è finito la streaming. Yeah.